Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati su The Infected. Come al solito io sono Maurizio Vidal, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, andiamo subito avanti, ma mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link sono in descrizione, come anche la playlist di questa fantastica serie. E lì c'è già uno, vi ricordo comunque che potete acquistare questo e altri giochi scontati su Instant Gaming. Mi raccomando, link in descrizione, passate dal link qui sotto. Ora, c'ho là un tizio, ho un po' di paura di sapere cosa vuole. Però perquisiamo la cucina, questa fottutissima cucina, la perquisiamo. Tanto c'è roba che ci può essere assolutissimamente d'aiuto, possiamo trovare progetti. Dove sono? Dove sono? E perché questa è la domanda. Dove sono? Sono qua. Guardate, sono esattamente qua e mi sto dirigendo dove? Qua, dove c'è la palude. Siamo praticamente vicini alla palude per fare, diciamo, la prova di quella che potrebbe essere definita la morte di Amon Rouge contro i coccodrilli. Però, non ci proveremo lo stesso. Oh. Yes, abbiamo trovato una tecnologia, quindi bene, bene, benissimo così. Andiamo sopra qua. Andiamo a vedere se c'è altro. Sicuramente c'è altro. Personaggio cos'ha? Caldo? Cioè è caldo il personaggio? 40 gradi. 40 gradi. Non sei neanche vestito. Come fai? 40... Sei nudo. Ci sono i pantaloni. 40 gradi. Ma perché? Vabbè, ma non ci interessa. Ah, questo ci usa? Questo ci può essere utile subito. Ok, qua siamo a posto, qua non c'è più nient'altro. Dunque, quello che ho preso serve per le scottature, eh? Non so se dà un effetto... Cioè, io l'ho preso, cioè l'ho usato perché? Perché forse dà un effetto subito? Cioè, comunque si protende l'effetto? Non lo so. Però qua siamo già pieni. I cavoli. Siamo già pieni. Sta più niente. Vabbè, questo buttiamolo via, che tanto ci interessa niente. Questo qua, ok, il personaggio ha caldo, probabilmente forse la zona. Ora, perché il personaggio aveva caldo o comunque caldo, come vedete sopra di me? Semplicemente perché siamo vicini al deserto, questa qua è zona desertica, ma noi dobbiamo arrivare qui, sopra qui. Quindi dirigiamoci, magari tagliando anche. Allora, lì c'è un altro villaggio, ma non ci interessa. Oh, vedete che 34 gradi, il personaggio... Non ha più troppo caldo, sta bene. Là nel deserto è brutta cosa, probabilmente ci sarà qualcosa che ci interessa, ma arrivare lì, abbiamo già visto che appena arriviamo sulle sponde lì, bordello di caldo, eccetera, eccetera. Infatti guardate, 57 di vita, insomma già, non sta benissimo il personaggio. Adesso comunque per fortuna abbiamo delle bende che mi sono portato dietro. Abbiamo la possibilità di recuperare comunque, perché se noi andiamo qui, qua, abbiamo questo, tanta roba, questo, tanta roba. Ok, alla grande, abbiamo acqua sì, ma mangiamo anche. Abbiamo di recuperare un po' così. E andiamo avanti da questa parte qua. Guardate, c'è anche un'altra zucca. Fantastico. Raccogli la zucca subito. E via davanti ancora. Sempre dritto, forse. No, non è vero. Sempre di qua. C'è una capretta. Però a noi non ti interessa. La capretta. Tra l'altro non manco scappa. Non interessa. Sempre senza stamina. Mi interessa i coccodrilli. E le uniche armi che ho... C'è una bella cascatina là. Le uniche armi che ho sono l'arco e la sciabola. Arco e sciabola. Quindi neanche troppe armi che possono essere utili in realtà. Anzi. Però proveremo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo provare. Allora, guardate che bello, qua fare la base sarebbe stato bellissimo. Andiamo a vedere un attimo situation qua. Molto bella, guardate. Potete fare la base là.
Non sarebbe affatto male. Vedete, là si vede il deserto, canyon tipo. Sarebbe affatto male averla fatta lì. Però, però non è il nostro caso. Non è assolutamente il nostro caso per ora. Noi l'abbiamo fatta là sul lago, un po' alla venerdì 13. Cioè, sta cavolo di palude sembrava molto, ma molto più vicino. Ma molto più vicino. Invece è ancora più là. È ancora più... È sempre sto personaggio con sta stamina da bambino di un anno, veramente. Una cosa scandalosa, scandalosa. Scandalosa. Là c'è un'altra zucca, ci stiamo avvicinando a un'altra zucca. E che cavolo, sta stamina è una cosa assurda. Ma perché non c'è un gioco di sopravvivenza in cui ho giocato, in cui il personaggio non ha sta stamina qua dopo 20 secondi che corre? Cioè, una cosa assurda, veramente assurda. Raccogliamo. Adesso, prima di combattere, bisogna un po' capire anche. Mangiare e capire la situation. La situation sicuramente non sarà idilliaca. Però, noi... Io e voi, eccoci qua, siamo arrivati. Sicuramente sono qua e siamo giusti, sì, infatti. Sicuramente noi, io e voi, dobbiamo affrontarla e mi farete compagnia. Allora, iniziamo a mangiare qualcosa. Recuperiamo anche qua magari un qualcosina. Un po' di questo e un altro di questo. Ok, poi io direi una bendata veloce di questo. Che male non fa. Andiamo a controllare. Sì, siamo in full. Perfetto. Lo scudo. Lo scudo col tasto destro. Ho formattato il PC. Non era col tasto destro, era con la T. Perché in base alle versioni sono cambiati i tasti. In base alla versione in cui stavate giocando nel salvataggio è rimasto quello. Vi ho scoperto anche questa cosa qua. Comunque abbiamo lo scudo, ma per ora non ci interessa. Quello che ci interessa adesso a noi è l'arco. È l'unica arma che abbiamo. Prima di tutto andiamo a controllare, a vedere dove può essere il cavolo di coccodrillo. E il coccodrillo come fa? Ed eccolo là. Sti cavoli. E va anche sulle rocce. Sti cavoli, via, 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 via. Ma scocca sta freccia, maledetto! Questo si arrabbia. Due frecce, vediamo quante ne servono. Tre frecce. Quattro frecce, non si è fatto niente. Cinque frecce. Manco proprio. Sei frecce, via di qua, via di qua, via di qua. Allontaniamoci. Sette frecce. Morto! Sette fottutissime frecce. Ok, alla grande. Alla grande. Allora, raccogliamo le frecce. Poi tra l'altro quelle di pietra, quelle fanno più schifo. Ma dobbiamo fare assolutissimamente il banco da lavoro. E piove anche. Ma che cavolo. Allora, noi dobbiamo fare... Sì, il banco da lavoro. Posizionabili. Dobbiamo fare questo, il tavolo da macellaio con 10 lingotti di ferro. Ma lo possiamo posizionare? Sì. Sì, 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 sì. Quindi 10 lingotti di ferro, se non erro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, ce li abbiamo. Ce li abbiamo perché l'avevo portati apposta. Quindi possiamo anche ucciderlo senza usare la tecnica, quella tecnica che non si sa se funzionava. Già fatto, sì. Quindi, abbiamo il coccodrillo. Allora, innanzitutto svuotiamo l'inventario. Svuotiamoci un po' l'inventario, che male non fa. Prendiamo queste anche, direi, così svuotiamo bene anche queste, che forse ci stanno, sì. Ora prendiamo qua il coccodrillo, zacchete il coccodrillo, non ci raccoglie più le frecce, e lo mettiamo qua. Ah, il coccodrillo, e poi via! Sbrendiamo il coccodrillo, eccolo qua, e ci dà la pelle di coccodrillo. Però, se non erro, mi avete detto che ne servono 4. I cavoli. Non poche. Non poche. Non poche. E là ne vedo un altro. Allora,
Problemi in realtà non ne vedo, cioè lo atterriamo nella nostra zona finché è uno alla volta, si può fare. Quello lì. Una. Due. Preso un po' di defilata. Tre. Quattro. Mamma mia. Cinque. Sei. Sette. Attenzione, attenzione. Morto. Morto. Chi è? Ah, beh, ok. Che cavolo. Sette frecce, quindi ce la potremmo fare, eh? Ce la potremmo fare. È già la seconda questa pelle. Non male. Bisogna capire quanti coccodrilli riusciamo a prendere. Questo è un altro discorso. Però siamo già messi bene. Mettilo qua. Qua c'erano le frecce. Dove cavolo sono già desponate le frecce? Questa qua è brutta, perché se despona, mi desponano così le frecce, non mi piace. Perché si è desponata la freccia? Forse era qua? No. No, quelli sono tutti rami, niente. Vabbè. Poco importa. Prendiamo questa, via. E altra pelle. E pesiamo, perché sta pelle qua pesa a bestia. Quindi adesso bisogna assolutissimamente trovare un rimedio. E personaggio a caldo ancora? Ma basta questo caldo, basta. Allora, via questo. Via questo. Via però. Però pesiamo per via di queste, non della pelle probabilmente. Questo che ci fa pesare. Eh sì. Eh sì. Allora, personaggio però a caldo. Allora, facciamo una cosa. Attuiamo la tecnica. Via questo, via questo. Lasciamo qua, sperando che non desponino. E andiamo nudi a caccia di coccodrilli. Dunque, innanzitutto vi faccio vedere, guardate qua, lo zaino grande è questo. Zaino più grande permette di trasportare più oggetti e aumentare il peso che puoi trasportare, realizzabile sul telaio. Quindi bisogna anche sbloccare il telaio. Pelle di coccodrillo 4, corda 2. Bisogna sbloccare il telaio perché mi pare che non è sbloccato. Dopo controlliamo. Comunque, stavo dicendo, peso tanto. Ero lì che pensavo, perché peso così tanto? Guardate quanta carne ha dato. Quel maledetto pieno di carne. Allora, facciamo una cosa. Mangiamo. Mangiamo qua. Mangiamo qua, mangiamo qua, mangiamo qua e beviamo. Oh, così siamo in full. Non è vero, ma quasi. Ora cerchiamo un altro coccodrillo. Quindi dobbiamo arrivare a 4. Siamo a 2. Eccolo qua, un altro, guardate qua. Oh, beccati sta. E qua. E qua, 2. 3. 4 e 4, poi ogni tanto swiffa il maledetto qua. 5 e 6, ne mancherebbe uno in teoria, e 7, perfetto, ed è morto. Io butto qua un attimo il coccodrillo, raccolgo le frecce perché ci serviranno ancora. Fantastiche le frecce più scarse, però riusciamo a segare via il coccodrillo. Fantastico, vedete questa puntata di Amon Crocodile Dundee, insomma, che sta facendo fuori i coccodrilli. Poi qua, adesso ci manca uno e poi torniamo verso casa. E abbiamo anche la tecnologia, quindi da verificare anche la tecnologia, cioè la guardiamo subito, anzi adesso appena scuoio questo. Essendo che serve il telaio, bisogna anche capire, ma bisogna sbloccarlo il telaio? Capiremo adesso. Allora, innanzitutto, via sta roba e via anche tutta sta roba. Ok, ora andiamo qua e andiamo a vedere. Ci rifacciamo il giro. Sì, zaino grande, pelle di coccodrillo e corda. Dove si fa? Realizzabile su un telaio, quindi il telaio è da sbloccare, sì, eccolo qua. Quindi il punto della tecnologia che abbiamo trovato cade giusto giusto per sbloccare il telaio. E via la caccia dell'ultimo coccodrillo. Stando molto attenti, perché io ho sempre paura che tipo sponi di fianco, oppure dietro, mentre noi ci addentriamo, quel maledetto magari
magari non sono spawnati tutti, e spona uno. Uno è là, guardate. Buggato probabilmente. Là ce n'è più di uno in realtà. Io ho paura che spawnino. Uno. Due, tre. Allora, l'ho sentito, ma non lo vedo. Il che è preoccupante. E quindi non mi fido. E arretro. Avete sentito? E poi? Dov'era? Io ho paura che sponi tipo alle spalle, di fianco. Cioè, brutta roba. Là ci sono ancora. Là ce n'è uno. E là ho anche. Eccolo là uno. Più vicino. Se riesco a prenderlo quello lì. Ok. Lo attiro. E torniamo un attimo indietro. Lo attiriamo per bene nella nostra zona. Che cavolo è? È finito. Questi cavoli. Lo fa gli scherzi, fa. E poi con un colpo ci ammazza e non abbiamo armatura né niente, cioè. Che cavolo, dovrebbe mancare una freccia, spero. Sì. Sì, una freccia. Buttiamo qua. Raccogliamo anche questa e siamo a 4. Fantastico. Fantastico. E grazie ovviamente a chi mi ha scritto portati dietro il tavolo, anche perché avere un coccodrillo qua, non so se si poteva usare il carretto, no? Rimuovi i tronchi o le casse, quindi sì, il carretto in teoria si può usare. Quante cose porta? Non ne ho idea. Quindi qua siamo a posto, via dentro questo e via anche questo, wow. Là, e ne abbiamo 4. Possiamo rimuovere questo, però aspettate perché purtroppo qua abbiamo tutto pieno. Quindi facciamo una cosa, buttiamo le assi, se riusciamo. Buttiamo le assi. Anche questo in realtà ci serve una mazza, la corda. Le assi possiamo rifarle, quindi via le assi, via, via. Un po' di pulizia. Via questo, assolutissimamente. Dentro, dentro, dentro. Ok, via, via, via. E dentro, dentro, dentro. Che è pieno qua. Pieno, sono pieno nell'inventario, pieno dappertutto. Ora, se noi facciamo, rimuoviamo, tac, dovrebbe dare indietro un po', non tutto, ma qualcosa. E qualcosa possiamo lasciare lì. E poi ce ne andiamo di corsa. Prima che succeda qualche casino, perché qua... Cavolo, potrebbero arrivare da un momento all'altro tutti. Ok, hola. Raccogliamo qua, che dovrebbe averli indossati in teoria. Sì, è così. E andiamocene via, 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 subito, via col nostro carretto. E ne torniamo verso casa. Una cosa epicissima, il personaggio nuota col carretto. Perché? Ma vabbè, vabbè. Insomma, è una cosa simpatica che volevo farvi vedere. Incredibile. Guardate là il canyon in fondo. E si vede. Comunque il personaggio soffre il caldo. Quindi bisognerebbe capire il motivo. Probabilmente ci sono degli indumenti più freschi. Posso ben immaginare, ma non ho controllato. Però, ok, il carretto ce l'ho ancora, che va bene così. La direzione è questa. Comunque si trova da mangiare in giro, quindi problemi non ci sono, assolutissimamente. Però, guardate, guardate la nostra vita, quanto sta scendendo. Quello è preoccupante. Quello è veramente preoccupante. Lascia sto carretto, che sennò non riesco a medicarmi. E usiamo queste. Che cavolo, cioè, sto sperando che arrivi in fretta la notte
Così almeno lato caldo siamo a posto. E il personaggio sicuramente avrà molto più fresco. Quindi va bene. Lato nemici un po' di meno. Comunque abbiamo un botto di carne da far paura. Veramente un botto di carne da far paura. Allora, dobbiamo girare attorno qua la montagna, se si può. Quindi giriamolo da qua, penso. Sto cercando di fare il più veloce possibile a tornare a casa. Ma non è facile perché molte delle cose sono bloccate. Tipo qua c'è il villaggio qua, che non mi ricordo, all'inizio puntata era questo quello che eravamo andati. Forse sì, si potrebbe capire. Faccio un rapido giro. Magari troviamo altra tecnologia. Allora, rapido giro, Rapido giro senza tirarci su. Vabbè, ferro fa sempre comodo. Sempre la... come si dice? Il vizio di andare a vedere nel cesso. Alla... mi è rimasto da... se vende studa... un'altra tecnologia. Un'altra fottuta tecnologia. Da 7 Days to Die mi è rimasto sto vizio di guardare nel cesso. Perché Amon guardi nel cesso? Perché nel cesso nascondevano le armi. E mi è rimasta sta cosa di guardare nel cesso. Anche se qua non ci sono. Cioè, beh, questo è il fatto. Oh, va bene. Oh, mangiamo. Io direi andiamo in full più possibile. Male non fa. Ok, qua c'era la tecnologia, per cui fantastica cosa. Fantastica cosa. Andiamo anche al piano sopra, sperando di non fare brutte sorprese. Non siamo troppo avidi. Abbiamo già trovato 2 di tecnologia in questa puntata. Tanta roba. L'uovo che mi serve per fare le ricette che mi avete detto. Ok. Perché questo gioco sappiamo che ti punisce. Ti punisce. Soprattutto se sono quegli altri individui in giro. E ci sono di sicuro. Non si vedono, ma ci sono. Per cui, tipo, vedete, là in fondo ce n'è uno. Ok, va bene. Allora, io direi a questo punto di dirigerci assolutamente verso casa. Dovremmo essere quasi arrivati, Dovremmo esserci quasi qui. Quasi, così vi faccio vedere come è andata avanti la base, perché l'ho portata leggermente avanti. Guardate qua, ho finito il perimetro di tutte queste belle trappoline. Il primo giro, vi ricordo che si possono spostare, quindi non c'è problema. Però il primo giro è stato fatto, vedete? Fantastico. Ora, da testare ovviamente contro i maledetti. Poi sicuramente andrò a fare un secondo giro. Quello che c'è da fare ora... è aprire qua. Mamma mia, sei stanco il personaggio. Andiamo, anzi facciamo una cosa, andiamo qua. Ok, andiamo a bere sicuramente. Ok, dentro qua mettiamo il fuocherello, accendiamo, appizziamo, e qua ci mettiamo dentro un fegatino qui, uno qua. Acqua pulita, bevi un altro qua. Ce ne stanno 4, ma chi se ne frega. E a questo punto, visto che ci siamo già, facciamo anche un bel lavorettino qua di fino. Vai, vai, vai. Un giorno avremo anche la borraccia, quella più bella. Sì, ciao. Ma cetriolo, beh, cetriolo nell'acqua non sono male, potrebbe dare qualcosa in più. Ok, il resto dell'acqua sporca non la buttiamo via, ma la buttiamo sulle piante qua, che comunque sono cresciute. Tipo, questa è cresciuta, questa non ancora. Buttiamola qua. Ok, intanto scalda la carne. Ora, a questo punto, andiamo nell'albero delle tecnologie e qua il telaio lo apprendiamo. Il resto, invece, l'altro punto, vi lascio a voi la scelta. Avete qua le cose che possiamo sbloccare, tipo il pannello solare, le altre cose. Secondo voi cosa conviene sbloccare di tutto? Scrivetemelo nei commenti. Questi qua in grigetto li abbiamo già sbloccati, quelli lì invece in grigio chiaro sono ancora da sbloccare, quindi vi lascio a voi la scelta nei commenti. Ora, a questo punto che abbiamo fatto questo, andiamo a vedere cosa ci serve per fare ovviamente il telaio. Eccolo qua il telaio. Tronco, lingotto di ferro, fibro vegetale, chiodo. Cioè, fantastico, non... una cavolata. È una cavolata. Allora, andiamo qua. È una cavolata più o meno. Sono già pieno l'inventario.
Allora, facciamo una cosa. Via questo. Qua c'è ancora il capretto, ma vabbè. Allora, buttiamo dentro qua. Buttiamo dentro pasta. Qua pasta. Qua ci sono i chiodi. Perfetto. Buttiamo via tutte le ceste strapiene. Guardate, non ci sta più una mazza. Non ci sta una mazza di niente qua. Niente. Non ci sta più niente qua. Sta più niente. Allora, dentro questo, ok, facciamo così. Vai. Abbiamo fibra vegetale, i chiodi sono a posto, quindi via. Fibra vegetale butto per terra, non mi interessa niente. Questo dentro qua, dentro qua, dentro qua. Questo qua non lo so, questo qua non lo so, questo qua lo butto qua. Questo qua e questo qua. Anzi no, in teoria questo andrebbe qui. Qua c'è un altro lingotto di piombo, ma siamo pieni. Ora, il lingotto di ferro, secondo me, non ne avremo abbastanza. Bisognerà accendere, che cavolo, la fornace, quindi facciamo una cosa. Già che ci siamo, ne recuperiamo 4, andiamo qua, accendiamo la fornace, che male non fa, là, perfetto, e accendiamo anche, ah, qua è già a posto, andiamo anche qua la fornace, facciamo andare le nostre fornaci naniche a manetta, e andiamo a vedere. Allora, qua non abbiamo ferro, l'unico ferro a questo punto probabilmente è quello che abbiamo nelle casse qui. Questo qua è un mattone asciutto, chi se ne frega qua. 1, 2, 3, un po' di ferro c'è. Barattolo, queste cose qua. E anche questo. Adesso pesiamo un botto. Mamma mia, quanto pesa così. Dobbiamo fare assolutamente lo zaino in più fretta possibile perché mi sono stancato. Frog Lake del muschio di Braystamon. Che l'avevamo fatta, vi ricordate le prime puntate? L'avevamo fatta con l'intelligenza artificiale utilizzando sostanzialmente tutti i commenti che mi avete dato. È stato fantastica sta cosa, fantastico. Non c'è spazio. Non c'è spazio per mettere niente. Quindi dentro qua la roba. A lingotti di ferro solo due erano. Cavolo, io ho visto otto. Due, mancano due tronchi. Mancano due fottuti tronchi, il problema è che... Che cavolo. Vabbè, mettiamoli qua. E siamo ancora troppo pesanti perché ci sono le ossa. Le ossa ci pesano. Le ossa ci pesano, via le ossa. Adesso ci pesa molto di meno tutto. Quindi via questo, via questo, via questo, via questo che non ci sta più. Questo forse qua, questo e questo. Ok, via. A questo punto ci servono dei tronchi, li andiamo a prendere subitissimo. È sempre 9 rating, cioè fa veramente caldo. Caldo, caldo. E quando fa freddo e fa freddo, e quando fa caldo è perché fa caldo, e che cavolo. Via, andiamo veloci. Questa parte qua, vedete, qua posso passare, non so se loro riescono a passare, da capire. Ok, il telaio fatto, lo buttiamolo qua. E nel telaio, in teoria, a questo punto possiamo fare cose. Possiamo fare delle cose molto interessanti. Allora, nel mentre abbiamo qua Mister Telaio, io qui continuo a fare sto lavoro. Ok, ora. Prima di lasciarci le penne, che cosa serviva? Dunque, non mi ricordo più. Quattro palle di coccodrillo, due corde. E le corde, se non erro, forse ne avevo lasciate qualcuna da qualche parte. Se qua. Se qua. Sì, una ce n'è. Che cavoli. Faccio della corda. Allora, la corda, come quello si faceva così, sì. Creiamone però una. Vabbè, 25, si sa mai. E andiamo qua, mettiamo questo, mettiamo questa corda qua e mettiamo un'altra. Zaino grande, signori, crea. E abbiamo lo zaino grande. Oh! Oh, sì! Guardate che bello, la svolta, la fottuta svolta, la fottuta svolta. Il nostro bellissimo, eccolo qua, zaino
zaino grande da 75 kg. Amici, allora, su queste immagini vi dico che per questa puntata è tutto. C'è ancora il tizio di dialoghi, ma ci sarà per far luce. Vi ricordo di supportare questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. Mi raccomando, scrivetemi l'altro punto di tecnologia dove usarlo. Vi ricordo anche il link di Instant Gaming, una piattaforma per prendere giochi a prezzi scontati. Link in descrizione, passate dal link qui sotto. Da Amorus è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!